serenità e oggettività, che cosa ha un carattere di prossimità e dunque debba aspettare ai comuni o alle unioni di comuni, e che cosa ha il carattere di governo metropolitano e dunque debba essere elevato alla città metropolitana in un circuito flessibile, agile e coeso. È un'operazione di grande importanza, ma che il legislatore ha compiuto, secondo me, correttamente, semplicemente mettendo nelle mani degli amministratori una cassetta degli attrezzi. Ora spetta agli amministratori utilizzare questi attrezzi per costruire i vari elementi, costruire le regole di governo dell'ente città metropolitana, costruire le regole di rapporto tra il livello di prossimità comuni e unioni e la città stessa, costruire i flussi di funzioni, le dinamiche e le sinergie tra i vari livelli. In questo sarà anche importantissimo l'opera di definizione da parte del legislatore di settore delle diverse funzioni, quindi lo Stato per le funzioni di sua competenza, le regioni per funzioni di loro competenza, dovranno considerare la peculiarità e la novità della città metropolitana. Fino ad oggi le funzioni sono state distribuite tra alcuni soggetti, i comuni e le province. Oggi c'è un soggetto in più, è diverso, e questo presuppone una revisione di tutta la legislazione nelle varie materie interessate per arrivare ad una considerazione di questo ruolo, che si noti non è un ruolo soltanto interno al territorio, ma la città metropolitana è il baricentro istituzionale di tutto il territorio della regione. E in tutto questo si inserisce la funzione che riguarda il piano strategico. Accennavo al fatto che la città metropolitana ha alcune competenze caratterizzanti che la stessa legge istitutiva qualifica partendo proprio dal piano strategico. Che cosa ci dice questa legge? Poi vedremo come è stata interpretata e riempita di contenuti dall'esperienza bolognese. Dunque, anzitutto il piano strategico è definito atto di indirizzo. È un atto di indirizzo in senso proprio, atto di indirizzo politico e amministrativo. Dunque non è un protocollo d'intesa, non è un documento di mero rilievo politico, ma è un documento che incorpora un atto che predetermina gli obiettivi dell'azione amministrativa, predetermina priorità, programmi, direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. Questo atto, ci dice ancora la legge, è approvato dal Consiglio metropolitano, che a sua volta è definito come l'organo di indirizzo e l'organo che complessivamente è preposto all'elaborazione e all'approvazione dei piani e dei programmi. Secondo elemento che ci dice la legge, destinatari di questo atto sono sia l'ente città metropolitana, ma anche i comuni e le unioni dei comuni per l'esercizio delle funzioni
anche delegate o assegnate dalla regione, quindi con una particolare coerenza e integrazione nel flusso delle funzioni. Terzo, che vincoli ha questo piano? Ne ha alcuni esterni e alcuni interni. Quelli esterni sono ovvi e molto pochi. La legge dice che il piano deve essere elaborato nel rispetto della legge, quindi della legislazione regionale nelle materie di competenza e delle leggi statali nelle materie di competenza statale. Dovrà rispettare il patto di stabilità interno, anche questo è un limite generalissimo, ma dovrà poi contemperare i propri contenuti e tenere conto degli altri atti che sono riconducibili alla città metropolitana. In primo luogo i contenuti dello statuto, il quale statuto è chiamato a regolare tutte le modalità e strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano, a disciplinare i rapporti tra comuni, unioni e città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, le zone omogenee, quindi le varie aree interne al territorio metropolitano, in questo caso con la previsione di un'intesa con la Regione e quindi con la prospettiva di un adeguamento di tutte le articolazioni che dipendano da livelli superiori a questa mappatura, quindi stiamo ridisegnando complessivamente la mappa amministrativa del territorio, gli accordi con enti locali esterni al territorio metropolitano. Ma soprattutto il piano strategico dovrà tenere conto, essere coordinato con il piano territoriale generale. Altra competenza rilevantissima e qualificante della città metropolitana. Per le province rimane la competenza di un piano di coordinamento, per la città metropolitana c'è un piano più significativo che appunto dovrà contenere i contenuti strategici e, a mio avviso, strutturale dell'assetto del territorio, ma queste sono decisioni che verranno via via assunte nell'elaborazione dello statuto e nella definizione da parte della legislazione di settore. Infine ci dice la durata, la legge di questo piano, è un piano triennale ma con aggiornamento annuale. Rispetto ai dati fissati dalla legge, l'esperienza bolognese ci dice qualche cosa di più e ci aggiunge ulteriori elementi. Primo fra tutto nel coinvolgimento, nella partecipazione delle energie, delle organizzazioni economiche e sociali. Una condivisione che, per così dire, nella legge è implicita, non è affermata esplicitamente, ma risponde, credo, ad un'esigenza sostanziale di fondo. Di grandissima importanza è poi la serie di contenuti a cui ha fatto riferimento il sindaco, ma che verranno poi trattati partitamente nel corso della giornata, con
obiettivi di miglioramento nella capacità di progresso davvero avanzato nella capacità progettuale organizzativa, nella semplificazione. Qui tocchiamo non soltanto la ridondanza delle istituzioni, atti e procedimento, ma proprio il tema fondamentale degli assetti del nostro territorio, una premessa per creare un vero e proprio management di rete. Io credo che dovranno cambiare le abitudini sia di chi governa i territori, quindi della classe politica locale in questa coesione, ma anche le abitudini, il modo di essere della dirigenza amministrativa, che deve diventare sempre di più una dirigenza a rete, abituata ad interagire, abituata ad una flessibilità e ad una cooperazione assolutamente essenziali. Ecco, queste mi paiono le linee su cui c'è lo spazio aperto, le linee su cui la legge conduce a lavorare. Fatemi soltanto accennare appena ad un ulteriore elemento che a mio avviso si può percepire nelle varie discussioni, nelle varie sedi di confronto in giro per le realtà territoriali. Io ho l'impressione che certamente in tutto questo si riproponga il tema delle identità, ma si ripropone in termini del tutto nuovi. Il tema dell'identità è un tema molto discusso in questa fase e nella letteratura di ogni paese, nella letteratura internazionale. Fondamentalmente, riduco e brutalizzo, si possono interpretare le identità come elemento di resistenza al cambiamento e di chiusura nella propria tradizionale realtà, e si possono interpretare le identità come apertura ad una nuova coesione, ad una nuova prospettiva di collaborazione, di integrazione, di dinamica aperta. Io spero che i nostri territori si muovano con grande decisione in questa direzione. Grazie. Grazie. Ringrazio il professor Bandelli, passo la parola al professor Xilo, che ci parlerà dei modelli e delle dinamiche organizzative delle future città metropolitane. Buongiorno. Io devo parlare di modelli e dinamiche organizzative delle future città metropolitane, cioè di organizzazioni che non esistono ancora. Mi risolve un problema, mi risolve il problema dell'originalità. Io parlerò di cose nuove, perché sto parlando di problematiche dinamiche di carattere organizzativo e di gestione della cosa pubblica e dei servizi pubblici di un'organizzazione che ancora oggi non esiste. Non è possibile non essere originali e dire cose nuove. Mi pone però un altro problema, dire cose intelligenti. Cioè, il mio problema da un giorno a questa parte è cercare di trovare qualche cosa in termini concettuali e di esperienza che abbiano un significato per orientare, non nelle scelte, ma almeno un ragionamento per costruire una teoria e poi una pratica dei modelli